E mi sono ribloccato. Zubat. Queste parti qua comunque le allungano molto, queste grotte. Le fanno abbastanza lunghe. Attenzione, Rack di nuovo qua. Sì, ho trovato gente a caso che vedrò però stavolta scappare, non ho voglia di... Cioè, mi sono bloccato davanti a una tipa che pensavo mi attaccasse, invece mi è uscito fuori un monkey. Ok, no, uscio, scappiamo. Non mi sento molto sicura, ma lotterò. Ok. Eleonora. Odish. Pokémon d'arma. Ok, vabbè, tanto c'ho Gyarados, non è un problema. Gelo denti, via. Invece adesso ho messo davanti Tentacle e... Vabbè. È stata una pessima scelta. Ah, sì? Sì, perché comunque non ho mosse super efficaci. Cioè, dovrei comunque gestirlo per via del livello. Ho fatto il 30 con Gyarados. Yeah. Idrondata? Idrondata mi serve. Le tolgo azione, vai, spiego l'azione. La tolgo sempre azione, perché è uno di quei poteri che non mi piace particolarmente. Ok, perfetto. E anche questo a posto. Vediamo un po'. C'è di nuovo il tipo qua. Questo è usato sonnifero. Mai sentito dei giocatori in costume? Se avessi il costume sotto mentre gioco non ho capito, cioè. Cubone. Ok. Tanto c'è Gyarados ancora. Ah no, potevo cambiare Pokémon. Vabbè, normale, lo lascio dentro. Che ci sto cercando di più o meno equilibrarli i vari Pokémon e farli. Cioè, tirarli su tutti con un livello a testa. Sì, decisamente la scelta migliore. Sì. Tra l'altro, non c'abbiamo neanche la condivisione di esperienza. Non abbiamo. E tra l'altro, non c'è neanche. Ho notato adesso che tra un combattimento e l'altro non ti chiede se vuoi cambiare il Pokémon come faceva in Pokémon. Cioè, te lo dai sì, decisamente. Non so se ce l'hai notato anche te. Mm-hmm. Allora aspetta, mettiamo War Turtle. War Turtle è a livello 30, non mi ricordo. Sì, è già a livello 30 War Turtle. E allora metti Farfetch. Ok, tanto Farfetch dobbiamo utilizzarlo, quindi. Attenzione, un Rhyhorn. Bello, bello. Questo è bello, sì. Però il problema è Pokéball, vediamo se c'è la botta di culo che me lo prendo così. Ti piacerebbe. Viso truce. Ok, si è incazzato. Ok, no, devo per forza mettere dentro in campo Butterfree, così almeno lo addormento e provo a prenderlo con la Pokéball, perché altrimenti spreco Pokéball e basta. Mm-hmm. Perché comunque, anche se non lo attaccate, ragazzi, se usate comunque un attacco di status, tra virgolette, che lo fate addormentare o altro, dovrebbe abbassare le difese tecnicamente. E quindi dovrebbe essere molto più facile comunque prenderlo. Almeno io mi ricordo così. No, di base è così. Anche se c'è full vita. Infatti adesso se vedete ha già fatto. L'ho preso. Perché comunque c'è una formula che c'ha dei vari fattori. Tra cui appunto il fatto se il Pokémon avversario ha o meno uno status. E ogni status varia, tipo il sonno, il congelamento e la paralisi sono quelle più alte appunto come moltiplicatore. E scottatura e avvelenamento dovrebbero essere appunto più basse. E il Pokémon è catturato se la somma dei... Cioè, se il risultato è di 255. Ah. Non lo sapevo sta cosa qua. Però è una formula parecchio complicata che attualmente non mi ricordo. Vabbè. Rhyhorn, allora, con i suoi potenti attacchi distrugge qualsiasi cosa, non è abbastanza sagace da aiutare le persone. Ok.
Zubat a manetta. Ok, qua diciamo che sempre il solito. Quindi Zubat lo scanso. E non riesco ad andare avanti perché becco un altro Zubat. L'amico dell'altro Zubat mi ha bloccato in 2 secondi praticamente. Instile, non hai avuto il mio amico? Va bene, adesso combatti contro di me male. Sì, stessa cosa. Eraka si è bloccato. Onix, attenzione, Onix. Ne ho trovato Rayord, ma non ho le Pokéball che le ho finite prima. Ah, se me le dicevi te le passavo. Non so se No, posso vabbè. passarle. No, ma tanto comunque non è. Cioè, eventualmente lo vengo a prendere più tardi. Rayorn è bella anche l'evoluzione. Butterfree evita l'attacco. Ma quanto ti voglio bene, Butterfree, quando eviti gli attacchi? Tra l'altro, il mio Butterfree evita tantissimi attacchi. Ha un dodge altissimo. No, io invece li fallisco con Venusaur. Vediamo se scoprendo l'Onix. E uno. E dos. E tres. E abbiamo preso Onix. Cazzo, ragazzi. Preso Onix. Vediamo com'è di potenza. Ma perché c'ho sempre un dato che fa di merda? Velocità 0. Che bello. Praticamente è lento quanto la merda, vuol dire. Allora, aspetta, dove caspita è Onix? Onix. Eccolo qua. Si muove sottoterra a una velocità di 80 km all'ora nutrendosi di grossi massi. E niente, ho visto Raka e mi ha bloccato il gioco. Che cattiveria, mamma mia. Ok, per fortuna che non mi attacca particolare. Vabbè, però. Ho beccato di nuovo Rayard. Ok. Adesso. Perfetto. Allora, penso di dover andare qua su. Ecco, c'è un tipo. Sferrato, attacco migliore. Ok. Vediamo. Eric, avventuriero. È quello di Rossana? Io con... Rossana! ce l'ho trovato letteralmente nel punto in cui ero all'avventuriero qua. Sì? 3 Pokémon. E non sono ancora arrivato. Vediamo se ne trovo un altro. No, Io sono ok. salito su di sopra, non so se dovevo salire su di sopra o se dovevo scendere giù. Aspetta No, sì, ti stavo seguendo io di base. che prendo Wartortle, va, che con Onix gli faccio praticamente le... cioè, è come se non lo toccassi neanche. Vortex palla, va bene. Non è molto efficace, mi piace sta cosa, grandissimo. Hydro Pulsar, vai. Mi sa che è un po' efficace, io te lo dico, Onix. C'è rimasto malissimo, si è bloccato per un secondo. C'è come per dire, oh cazzo, l'acqua! E poi ti ricordi quella puntata dove c'era Brock che voleva insegnargli a loro a difendersi e quindi in automatico cercava di, come si chiama, di allenarli con l'acqua, i Pokémon di roccia? Io mi ricordo la puntata in cui Pikachu è riuscito a shottare Onix con una mossa elettro, nonostante Onix essendo anche di tipo terra immune alle mosse elettro. Sì, me lo ricordo anch'io. Oh, ce n'è un altro qua, ok. Le mie tecniche Pokémon. Le mie tecniche Pokémon ti distruggeranno. Ok. Altro avventuriero. Allen. Geodude. E io continuo tipo ad averci come primo Pokémon Farfetch. Cazzarola, tra l'altro qua è anche bello alto. Geodude. Livello 25. Meno male che tutti i danni che fanno li fanno abbastanza bassi perché comunque gli... cioè... Sì, quello sì. No, a vigore, maledetto, maledetto. Magnitudo 7 anche. Bolla. Muori con bolla che è la tristezza morire con bolla. Ok. Perfetto. E mi arrendo, le tue tecniche sono migliori. Perfettissimo. Ok, possiamo andare. Ora che è arrivato qua, è arrivato, è riuscito ad No, l'avevo già affrontato. arrivare. Ah, ok. Ok, c'è un tipo qua. Avevo letto quanto cucciolo. E vabbè. Questo cunicolo è molto lungo, sai.
Sta parlando del suo bucio? Non so. Ok, Machop. Machop posso utilizzare benissimo Farfetch. Vai, vai. Aerosalto e via. Ecco, Machop, le varie evoluzioni ti piacciono? Non molto. Preferisco la, tra virgolette, c'è il suo corrispettivo di quinta generazione, quello col quello che sembra con la colonna, praticamente. Con che già colonna. Prima una trave seconda clur dovrebbe chiamarsi. Ah, sì, sì, ho capito quale, quello che di solito aiuta i minatori, cose così. Sì. Sì, sì, l'ho visto in Pokémon Spada. Cioè, a me piace più quello rispetto a Machamp, che appunto tra virgolette sono rispettivi, perché entrambi sono di tipo lotta, entrambi appunto si evolvono poi tramite scambio, e questo Machop mi uccide. No, ok, sono riuscito a sopravvivere, ma poi lascia cambierò stare. Lascia stare che io continuo ad avere i Pokémon contro che hanno vigore, quindi il problema è che poi fanno magnitudo 950.000 e ciao buone. Tanto sto pensando, oggi è giovedì, dovrebbe suscitare una puntata di Picard, devo poi vedermela su Amazon. Che sto seguendo la serie di Picard di Star Trek, mi piace un casino, tra l'altro è fatta veramente bene. E adesso praticamente sto solo seguendo un paio di anime, nulla di che. Pain Spectre, molto carino devo dire. E vabbè, My Hero Academia, vabbè, quello ci sta. Ok, l'abbiamo battuto anche questo. Ora capiamo un secondo dove caspita dobbiamo andare. Giù di qua c'è un altro tipo. Vabbè, andiamo giù di qua intanto, vediamo cosa c'è questo. Forse mi sono perso. Ma vedi un po' che c'è buio. Ma sei qua tutti Geodude e Onix? Beh, ma dimmelo prima, cacchio. Sì, ma il problema è che io sto finendo, ho un problema principale. Sto finendo i colpi con War Tartar. Aspetta, fammi usare Gyarados, che tanto c'è un gelo denti, no? Perché altrimenti è un problemino grosso questo qua. Vortex palla. Non gli hai fatto penso niente, infatti. Gli ha tolto uno Gyarados. Bellissima sta cosa. C'è Onix, ci è rimasto malissimo. E appunto, cioè, sto Geodude mi ha fatto magnitudo 9 e mi ha shottato Tentacool. Nonostante era dire. Io qua continuo ad averci Pokémon con vigore, quindi non riesco a shottarli. Purtroppo. Stessa cosa, me l'ha fatto proprio perché è sopravvissuto con uno di vita. Esatto, adesso non so questo qua se anche questo fa uguale. Questo Geodude. No, questo l'ho shottato, ottimo. Adesso gli applico le fiele punte, perché continua a cambiare Pokémon, adesso li avveleno tutti quelli che entrano. Cioè, me ne impara. Ci sta, ci sta. Ok, ma tutti, perfetto, anche questo a posto. Comunque Gyarados, cioè, è potentissimo come Pokémon. Mamma mia. Ok, di qua da dove arrivavamo, giusto sì. Vediamo un po'. Qua c'è una Pokéball. Fermo prima che mi parta qualche altro. Pietra dura ho trovato. Ecco. E qua c'è della Geodude. Ok, che non ci serve. Quindi ciao, Geodude. In effetti, comunque, con la bicicletta fai veramente veloce questa parte qua. Cioè, molto più veloce. I forestieri come te mi devono rispetto. Ah, sai che cosa sto. Ultimamente cosa mi sto sentendo anche, tipo qua, specialmente quando vado a lavoro, che poi torno indietro, mi metto su YouTube Il Signore degli Anelli e tipo me lo sento in tipo come se fosse audiolibro, diciamo, perché ho visto che ci sono dei tipi che hanno letto proprio i libri e li hanno messi su YouTube e mi sto tipo sentendo tutta la, adesso vabbè, è stato, sono mi sembra al quinto capitolo. C'è Graveler. Ed è veramente una figata, ti giuro. C'è sto tipo qua che l'ha fatto veramente bene. Infatti quando magari non so che cosa fare mi metto lì e me lo sento.
È molto rilassante, poi in effetti è bellissimo sentire comunque la storia del Signore degli Anelli, secondo me. Beh, quello sì. Dicevi prima che ti ho fermato, mi sembra che stavo parlando. Mi sono scordato, onestamente. Comunque, se vuoi, poi te lo passo. Che magari nel senso anche a te, se ti piace, cioè, perché ha fatto parecchissimi audiolibri. Poi, sto tipo qua c'ha anche comunque una bella voce, quindi è molto espressiva. E quindi in automatico ti viene ancora più voglia di ascoltarlo. Ok, non ce la faremo ad uscire mai. Di qua dove si va? Minchia, qua è grossissimo. Ok, qua non c'è niente. Qua. C'è una tipa. Sai come si fa a non perdersi in montagna? Basta segnalare il percorso con dei rametti. E se poi trovi un cane che prende i rametti? Clementina? Jigglypuff. Attenzione, raga, Jigglypuff andrà incontro. Vabbè, glielo sciotto probabilmente. Non lo so, io adesso vedo un secondo, perché c'è Farfetch'd davanti, quindi vediamo un attimo. Sì, l'ho shottato. Non mi aspettavo che Farfetch'd facesse così male. Ok, Meo. Beh, diciamo che Aero Assalto in effetti è un attacco bello potente. Beh, non sono neanche poi altissimi comunque i Pokémon. Sono a livello 21. Pidgey. Attacco rapido, lo sapevo che mi attaccavi per primo. Comunque, ridendo e scherzando, con questi video che stiamo facendo, praticamente ci escono fuori tipo 4 video di Pokémon Sì, Go. decisamente. Anche perché poi sta posta è veramente più lungo. Me lo ricordavo più corto io. Ma penso che adesso praticamente penso avremo mai finito. Dovremmo essere ancora alla parte finale, secondo me, qua. Ok, c'è un tipo qua. Su queste montagne c'è sempre il rischio che cada qualche roccia. Te lo immagini? Massi enormi che rotano verso di te. Come? Non hai paura? Allora, non ti piacerebbe provare ad usare frana? Non ti piacerebbe provare. Sì. Costerà due pietre per insegnare frana. Ok. Ah, non c'ho pietra dura, in effetti, non c'ho la seconda pietra dura. Cazzarola. Maledetto tipo. Etere massimo. Ok. Però aspetta, qua sopra lì non sono andato. Cosa c'era? Eccoci. Un allenatore, sai dove sono io? No, no, sono dall'altra parte. Secondo è Zubat. Ok. Ah no, qua c'erano un casino di rocce, ma non abbiamo ancora spaccaroccia, quindi in automatico non ci serve a niente. Ecco. Zubat di nuovo. Zubat è nostro amico. Il nostro tesoro. Tutti vogliamo uno Zubat per amico. Infatti, raga, c'è Golbat. Ah, eccolo qua. Esatto, ma perché comunque Crobat mi piace molto poi. Ah beh sì, quello sì. Credi di potermi battere? Ovvio che sì. Dipende, anzi in realtà, dipende che Pokémon ha. Geodude, che palle. Sì, infatti. Cioè, c'hanno sempre solo Pokémon roccia. Cioè, capisco che siamo in una parte tutta roccia, però porco Giuda. Meno male che c'ho Gyarados e Wartortle, altrimenti. Più che altro la cosa fastidiosa è vigore, cioè. Sì, c'erano proprio tutti i Pokémon. Super efficace, mi ha fatto 10 di danno. Anche il mio è super efficace, ti faccio tutto a parte 1. No, l'ho shottato, attenzione. Questo gli Geodude, faccio petalodanza, proprio, cioè obliterato. ok. Petalodanza è bellissimo, cacchio, non è un potere. Anche solo arraggio è bellissimo di Pokémon d'erba. Piace un Sì, quello sì. casino. E fa un danno boia solo a raggio. Maledetto, ha evitato l'attacco. Maledetto. Ah, ok. Non avevo visto. Vabbè, usa Gelodenti, uguale. Non ho più. Cioè, sto usando così tante mosse d'acqua che praticamente non ho più mosse d'acqua, incredibile. Meno male che c'ho anche mosse gelo. L'ho congelato? LOL! L'ho congelato. Congelo denti. Che figo. E anche congelare aiuta a prendere i Pokémon, ragazzi.
Livello 31 di Gyarados. Ok. Cioè, io ho trovato quest'altro che c'è uno Slowpoke che gli ho fatto morso ed è riuscito lo stesso a sopravvivere con uno di vita manco avesse vigore. Slowpoke anche è molto carino, secondo me. Anche la versione Slowking mi piace molto, ma... Sì, quelli sì, sono molto belli. Eccolo. Hai un Pokédex, ne voglio uno anch'io. No, non te lo do. Beh, che gare. Ok, vediamo questo cos'è. Slowpoke. Solo Slowpoke c'ha? No, ce n'ha tre. Ok, vediamo. Cioè, due sono Slowpoke, il terzo non lo so, non è ancora... Tra l'altro c'ha un bruttissimo nome il mio personaggio, cioè il mio Pokémon, Chiakading. Solo che non puoi neanche cambiarlo perché hai fatto un cam, cioè hai fatto un... Questo qua cos'è? Te lo davano completamente scambio, mi sembra, quindi non puoi cambiare i nomi che gli danno i giocatori, mi sembra. Sì. Ed è un peccato perché è più bello comunque il suo nome vero. Farfetch. Grandissimo rassalto, vai. Quasi. Confusione, non farmi confusione in continuazione, che poi va in tilt totale il mio personaggio. C'è il mio Pokémon. Ok, battuto anche questo. Il prossimo. Un altro Slowpoke. Cioè, praticamente va una madre di Slowpoke. Sì, infatti. Ok, confusione. Speriamo che non si confonda. Non si è confuso, perfetto. Ok, ciao Slowpoke. Dovremmo aver finito tecnicamente questa parte qua. No, perché sono andato al piano di sopra e ci sono ancora due allenatori. Ok. Primo l'ho sfruttato, il secondo lo sto facendo ora. Ehi, non fare scatti stupidi al buio. Però è un casino proprio sta zona. Lea, sì, è parecchio lunga. Però secondo me se facciamo veloce adesso, non penso che manchi tanto, perché ormai siamo già da troppo in questa parte qua rocciosa. Secondo me, quindi dovremmo aver concluso quasi. Bellsprout, ok, battuto. Il prossimo chi è? Clefairy. Clefairy? Ti piace Togekiss? Mi piace molto Togekiss, poi. Sì, è carino quello. Anche se non l'ho mai giocato tanto, il Togepi nelle sue evoluzioni non l'ho mai giocato tanto, sono sincero. Ok, vai al prossimo. Hai dei Pokémon, cominciamo. Ok. Praticamente c'ho solamente più un paio di Pokémon ancora vivi, gli altri sono tutti mezzi morti. Se non ci muoviamo ad uscire di qua, mi sa che tra un po' muoio io. No, io ho dietro delle pozioni, non so te come sei messo. Sì, sì, c'ho anche io pozioni, c'ho super pozioni, eccetera, ce l'ho preso. Sì, sì. Portano, vabbè, c'ho Butterfree che è al massimo, quindi tecnicamente, a meno che non mi continuano a apparire Geodude. Ormai uso solo Si sta questo. Proprio scappando da tutti i selvatici, comunque, cioè, non... Sì, sì, ma anch'io, agilità, ma... Agilità. No, non mi piace. Vai. Vai. Rattata, ok. È il problema che sto combattendo contro i tipi. Non sto. Non contro gli selvatici. Anche perché è ovvio, se mi serve un selvatico lo prendo, altrimenti adesso non. Cioè, li schippo. Cosa dici? Fuori video livelliamo un po' o no? Secondo te? No, siamo a posto, secondo me. Per la prossima palestra, siamo già a posto, dici? Sì. Ok, Ariana, battuta. Ok. Pokéball. Perla, l'ho trovato. Ecco, ti pareva. Geodude. Ma secondo te qua e là possiamo trovarli qualcuno di quelli particolari? Cioè tipo Shiny? O no? Di base sì, però sono... È raro. Molto raro. Sì, sì, sì. Poi magari li puoi mettere che li vendi e ti li pagano una fucilata, immagino. Sì, quello sì. Ho controllato prima. E praticamente se ne riesci a vendere uno ti riesci a comprare sostanzialmente due ocarine. Sti cavoli. Sono giunta fin qui per i Pokémon. Sei anche te qua che stai combattendo. Bea.
Meo. Avevo letto Mew, stai detto cazzo. Ti immagini un allenatore così tranquillo? Mew, ma cazzo. Mew ci sarà come Pokémon? Non credo. Okay. Ok, qua c'è l'uscita. Ottimo. No, non ho più attacchi di questo tipo. Vabbè, faccio il rasoio. Madonna, brutto colpo anche, ma m'ha fatto. Ottimo. Il prossimo Pokémon. Oddish. Vai. Aerosoio. No, non mi puoi evitare il colpo. Mi hai fatto pure paralizzante. Che maledetto che sei, cazzo. Non ci credo, raga. Mi ha fatto anche paralizzante. Ok, l'ha fatto, perfetto. Non so quanti ce ne siano ancora di allenatori. Adesso vediamo un secondo, ragazzi. Bea. Non ho più Pokémon. Ciaoone. Ok, raga, è qua. Qua che cosa c'è scritto? Tunnel roccioso, c'è stop e l'abbandonia. Qua c'è qualcosa? Di oggetti? No. Non lo so, non ci sono andato. No. Però ho visto Machop. L'uscita. Ma ha detto Machop. Questo mi manca. Pokémon, Butterfree. Prendo solo Machop e usciamo, allora, visto che tanto c'è solo quello. Non c'è nient'altro, non lì. Da cioè, almeno credo sia l'uscita, onestamente non... Prova ad uscire, prova a vedere un po'. Sì, ok, è l'uscita. Ok. Quindi, ragazzi, concludiamo semplicemente con un nuovo Pokémon, spero. Di riuscire a prendere Machop, vediamo. Zaino. Pokéball, vai. Meno male che ne avevo preso un po' di Pokéball. Ecco, me l'ha subito... si è subito liberato il Pokémon, ti pareva. Machop è forte, cacchio. Vai, Pokéball. 2, 3, presa. Ok, Machop preso. Però che culo averlo beccato proprio alla fine, Machop. Però fa schifo anche questo Machop. Beh, ottimo. Ok, siamo usciti. Aspetta che esco. Ok, perfetto. Allora, aspettate, vi leggo solo Machop e poi stacchiamo, ragazzi. Allora, Machop, 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 Machop. Dove caspita? Machop. Sì, eccole qua. Pokémon Mega Force. Nonostante sia piccolo, riesce a sollevare e lanciare più Geodude contemporaneamente. Ah, bello. Allora, ragazzi. Intanto io e Raka vi ringraziamo per aver seguito questi video che avete visto, perché ne avete visti per penso 4. Ci vediamo alla prossima, sempre qua con Raka su Pokémon Neo. Vi ricordo di passare da Raka e iscrivervi sul suo canale. E boh, basta, Raka. Non mi ricordo si salva, come si salva. No, merda, è partito una fight. Oh, salva in automatico comunque. Ah, ok, ok. Perfetto, dai. Niente, Raka, scusa, mi è partito. Faccio velocissimo. Mi è partito. Vengo a fare anch'io. Non lo faccio apposta, è partito direttamente. Pensavo di andare avanti, non ho visto la tipa. Vabbè, facciamo veloce. Comunque, ragazzi, mi raccomando. Ok, passate da Raka, lasciate il follow, lasciate tutto. Vediamo se riesco. No, attacco rapido, mi batte prima lui. PG8, maledetto. Gyarados, vai. Adesso faccio attacchi pesanti con Gyarados, che ci metto 2 secondi. Non anch'io con Crobat. Cioè, Crobat. Golbat, gli faccio dei veleno denti che dovrebbero essere sufficienti per shottare. Sì, gelo denti l'ho shottato io. Ok. E poi Pidgey, gelo denti e ciao. No, attacco rapido, mi ha fatto, maledetto. Ok, finito. Allora, come vi ho detto prima, ragazzi, mi raccomando, fateci sapere anche, tra l'altro, quello che vi abbiamo chiesto nei vari episodi. I Pokémon che vi piacevano, eccetera. E alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao.